Network Marketing Manager Podcast, intervista numero 29. Il podcast dove i network marketers professionisti condividono la loro esperienza in modo che anche tu possa imparare come costruire e gestire un'attività di network marketing e raggiungere la tua libertà finanziaria. Io sono Peter Valcef, il conduttore, e ti do il benvenuto. Se ritieni utili le informazioni che stai per ricevere, ti chiedo di lasciare un tuo commento sull'articolo relativo all'intervista, mettere un like sulla pagina Facebook di Network Marketing Manager oppure iscriverti al nostro canale YouTube. Io ti ringrazio in anticipo per il supporto. E adesso iniziamo con l'intervista. L'ospite di questa puntata è Stefania Logatto. Stefania è attualmente la donna numero uno nella sua azienda di network marketing per quanto riguarda l'Europa. Anche se la maggior parte del suo team è italiano, lei ha rete in più di 50 paesi. E per me è stato un grandissimo piacere, essere riuscito a intervistarla perché Stefania, è l'esempio di come nel network marketing non bisogna mollare mai. E nel corso di questa puntata scoprirai, quali peripezie ha dovuto affrontare Stefania e nonostante tutto non ha mollato ed è riuscita nel giro di pochi anni a raggiungere risultati molto molto importanti, ma di questo ce ne parlerà meglio tra pochi secondi. Ti lascio ora l'intervista. Allora, ciao Stefania, benvenuta in Network Marketing Manager Podcast. Parto subito con la prima domanda. Raccontaci qualcosa su di te, sul tuo background e come hai iniziato con il network marketing. Ciao Peter, beh, prima di tutto grazie per avermi invitato a questa intervista. Diciamo che io fino a 4 anni fa non sapevo nulla di network marketing, sono italiana, sono uscita dall'Italia che proprio avevo 14 anni, ho studiato all'estero e a me non è mai stato insegnato nulla di network, non ho mai sentito parlare, e però sentivo parlare di persone che ci provavano, che non erano riuscite ultimamente, quindi pensavo che fosse una cosa proprio per, non vorrei dire ma sfigati, per Sì. dire la verità. Non ero assolutamente interessata. Poi io mi sono sposata con diciamo, il mio compagno delle superiori, avevo 15 anni quando l'ho conosciuto. Abbiamo avuto 3 figli, 3 maschi. Uno è nato a Miami, l'altro è nato a Londra, l'altro è nato in Portogallo e ho fatto solo e unicamente la mamma per 14 anni. Dopodiché, dopo 22 anni di storia d'amore, l'amore è finito, sono finiti anche i soldi, ho perso la casa in cui vivevo, che era una casa molto grande, molto bella, sono andata a finire da 8 camere da letto a una camera da letto. Mi sono ritrovata comunque con 3 bambini piccoli e esperienza lavorativa è zero. E a quel punto, anche se la cosa ero molto molto scettica, sono andata a una di queste famose riunioni di network. Ma soprattutto perché mi avevano detto che ci sarebbero stati dei prodotti che mi avrebbero resa più bella, più giovane e più sana. E a quel punto tu capisci che quando ti dicono così e sei single con 3 bambini piccoli, sei Ti ha interessata. colpito E subito. quindi sono andata a una riunione. E da lì ho capito invece il potere del network marketing, ho capito che in realtà era una grandissima possibilità e ho iniziato il mio cammino. Ma cosa ti ha spinto di preciso a iniziare questo percorso? Dire sì, vabbè, io adesso ci provo. Allora, sicuramente il fatto che non avevo altre grandi scelte, nel senso che sì, sono laureata, ma non sono un commercialista, non sono, non so, un avvocato, oppure non so, non sono una parrucchiera, un estetista che uno dice, caspita, puoi aprire la tua attività. No, non avevo non solo soldi da investire, ma in quel momento, dopo 14 anni che comunque sei fuori dal mondo del lavoro, non avevo neanche esperienze lavorative. Quindi Certo. ringrazio veramente Dio da un lato, perché probabilmente se avessi avuto altre qualità avrei cercato altro, ma col fatto che mi veniva offerto veramente poco come stipendio e con 3 bambini non bastava. Il mio perché è stato proprio quello del denaro e per i miei figli, perché l'ho fatto veramente per i miei figli, è quello che mi ha spinto a cominciare. Ed è importante trovare poi, ognuno di noi trovare il proprio perché, che non deve essere sempre quello economico. Certo. Beh, tu ormai hai parecchia esperienza nel mondo del network marketing e sicuramente avrai visto degli errori che commettono tutti i networker. Quali sono, a Sì, tuo assolutamente. parere, quelli più diffusi, no, che Allora, attualmente vedi? questi errori li ho fatti, secondo me li facciamo un po' tutti, ma il primo errore è che esci da una riunione entusiasta, felice, e boom, e non capisci ancora niente dei prodotti, non capisci ancora niente del business,
e vai e parli con tutti e bruci tutti i tuoi contatti. Oppure diventi addirittura logorroico, cioè continui a parlarne, e la gente invece di essere attratta la spingi via, no? Perché comunque a nessuno vuole essere imposto nulla. Quindi quello è sicuramente stato un errore che ho fatto. Io ricordo che quella sera, quando sono tornata a casa dopo la riunione, mi sono sdraiata a letto e sul tetto sul soffitto della mia stanza vedevo come una costellazione di questa rete che andava a costellare tutto questo universo, no? E ho pensato subito ai miei amici, alla mia famiglia. E invece no, sono stati proprio quelli che mi hanno subito detto non solo di no, ma anzi mi hanno cercato di convincere di non farlo. Mi hanno detto non farlo, non farlo assolutamente, tu sei troppo americana. Io sono uscita dall'Italia che avevo 14 anni, difatti il mio italiano non è sempre perfetto, no? E mi dicevano tu pensi all'americana, queste cose funzionano solo in America e bla 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 bla. E quindi quello è un errore che sicuramente facciamo in tanti. Un altro errore è anche credere che sia un business che in poco tempo tu guadagni tanti soldi, perché se vuoi avere un business invece solido e sicuro, devi metterti in testa che da 1 a 5 anni tu devi lavorare e inizialmente guadagnerai meno di quello che tu investi, sia come tempo che magari anche risorse di denaro, perché noi nel network siamo degli imprenditori, non siamo degli stipendiati, e non c'è imprenditore al mondo che inizia un'attività che pensa che subito il primo mese deve guadagnare tanti soldi. Sappiamo Esatto. benissimo che ci vuole del tempo, però la cosa bella del network è che tu sai che quello che hai seminato all'inizio, lo vai in affiare, si dice in italiano, se sto pensando in inglese, però se lo vai continuamente a metterci acqua, poi questo seme cresce, diventa una grande pianta e poi diventa un grandissimo albero che continuerà a dare frutti in continuazione. E io vedo così proprio anche la mia rete. Io all'inizio ho seminato tanto, tanto, ogni tanto il seme cadeva anche sul terreno duro e quindi non cresceva, no? Come c'è proprio una parabola della Bibbia che dice la stessa cosa, che a volte il seme cade anche sul terreno sbagliato, cioè io ho investito anche su delle persone che poi alla fine mi hanno fatto solo perdere tempo, però grazie a Dio ho anche seminato in terreno buono e oggi ho un team di 36.000 persone in 57 paesi diversi, ma che non è sempre stato così, ci sono voluti quasi 4 anni per ottenere questi risultati, ok? Certo. Quindi, secondo te, esattamente in che modo una persona dovrebbe iniziare, diciamo, concretamente nel network marketing? Allora, secondo me, prima di tutto se c'è un prodotto coinvolto in quello che tu fai, è provare su di te il prodotto o comunque credere nel servizio che stai dando, perché comunque tu devi credere quello che tu promuovi, perché noi alla fine siamo dei promotori, no? Quindi devi crederci con tutto te stesso. Dopodiché, io uso tantissimo i 7 passi di GoPro. Non so se possiamo dirlo, il libro di Eric Worre, lo trovate in italiano, lo trovate su italiangopro.com, e io consiglio, vabbè, io sono una che ha bisogno del cartaceo, quindi io ancora oggi, anche se ho questi risultati, continuo a tornare ogni tanto a rileggerlo, soprattutto sul lato del follow-up, perché non mi piace tanto fare il follow-up, e quindi di rileggerlo, di risentirlo, di riscriverlo, appunto di andare a leggere questo libro che secondo me sono 7 passi fondamentali, molto semplici di come aver successo nel network marketing. Certo. Beh, Stefania, qual è l'obiezione, che più spesso tu hai sentito dire quando hai cercato di reclutare? Ah, ho già capito, la solita piramide o la catena di Sant'Antonio. Oppure ti dicono anche, ah, è come quell'azienda che non voglio nominare, ma che purtroppo un po' ha fatto piazza pulita in Italia come reputazione. Quindi, diciamo, purtroppo ci sono tanti preconcetti, ma ricordiamo che anche in Italia però le cose stanno migliorando perché comunque in Bocconi adesso viene insegnato il network marketing, quindi è meglio, è sempre meglio di una volta. Poi diciamo che ci sono poi persone come me e tanti altri che stanno avendo invece risultati reali anche sul campo italiano e quindi stiamo dimostrando che non è assolutamente così. E io gli rispondo subito quando mi dicono che è una piramide, dico no, guarda, veramente. La piramide del business tradizionale dove hai l'amministratore delegato, il vicepresidente, il segretario e la donna di servizio. E in quel caso sì che è una piramide perché la donna di servizio non guadagnerà mai più dell'amministratore delegato. E ancora peggio che se un giorno, dopo 20 anni di dura carriera, la donna di servizio diventerà l'amministratore delegato, vorrà dire che lui è morto e è andato in pensione. L'appello del network invece è meritocratico, tu puoi essere anche l'ultimo della rete a entrare. Quindi l'ultima persona in assoluto, ma se costruisci meglio degli altri,
vai comunque a guadagnare di più, ad avere più successo di quelli sopra di te, e comunque non stai rubando lavoro a nessuno, anzi stai comunque alimentando anche il loro business. Quindi non ci sono coltellate alle spalle, ma c'è aiutarsi uno con l'altro, diciamo. Assolutamente. Quindi è una cosa bellissima. E io uso il mio esempio, dico, ragazzi, sono 6 anni che c'è la mia azienda e io sono iscritta da 3 anni e mezzo e ho superato tutte le donne in Europa. E voi capite che ci sono migliaia di donne sopra di me, e come faccio io a guadagnare più di loro, ad avere Esatto. un rank più alto del loro? Perché non è una piramide, perché se fosse una piramide loro lo guadagnerebbero più di me, giusto? Assolutamente, certo. Quindi è molto Assolutamente semplice. meritocratico, questo è vero. Assolutamente sì. Prima Assolutamente hai sì. parlato di qualità del prodotto, di passione verso il prodotto. Qual è, secondo te, diciamo, il miglior rapporto tra l'attività di vendita del prodotto, o comunque anche del servizio, e, diciamo, più prettamente il reclutamento di nuovi distributori? Allora, secondo me i distributori, prima di essere distributori, devono essere tutti dei consumatori o del prodotto o comunque usare quel servizio, perché noi non possiamo promuovere una cosa che noi stessi non usiamo, noi dobbiamo comunque rappresentarla e usarla, no? E sarebbe assurdo una cosa del genere, è come se il proprietario della Virgin Airlines, se Richard Branson volasse Emirates Airlines, ma stiamo scherzando, se è la stessa identica cosa, certo a livello diverso, però è la stessa identica cosa. Quindi, se le persone, io ho dei prodotti quindi che sono comunque ti fanno più giovane, più sana, più bella, la gente viene a casa mia, intanto lo devono vedere su di me, devono vederli sulla mia pelle, devono vederli sui miei capelli, sulle mie unghie, e quindi noi siamo anche, io dico sempre, la brochure volante, no? Siamo noi la vera pubblicità. E in più poi le persone, anche se vengono a trovarti a casa tua, vedono se di fianco al comodino hai gli integratori, vedono se in frigorifero hai la bibita, vedono se in bagno hai. Quindi noi dobbiamo comunque essere coerenti con quello che usiamo, che promuoviamo. Stesso servizio, ok? Stessa cosa col servizio, devi comunque utilizzare questo servizio, se no saresti un'ipocrita. Quindi, Assolutamente. dopodiché è logico che alcuni di questi consumatori sono interessati anche a guadagnare, o c'è chi è interessato a guadagnare quel giusto per avere poi il servizio o il prodotto gratuito, o c'è chi è interessato a guadagnare per arrotondare a fine mese, uscire al ristorante, comprare un regalino ai bambini ed è contento di fare quei 500 euro al mese, e c'è chi invece vuole fare carriera e a quel punto con sacrificio e lavoro, perché si chiama comunque network, quindi vuol dire lavoro marketing, Molti c'è se lo scritto anche. dimenticano. Cioè, in più non possiamo neanche dire che è un inganno, perché è nella parola. Cioè, c'è scritto, cioè, work è nella parola di network marketing. Se noi non lavoriamo, non guadagniamo. Non esiste, questo non è una lotteria, non è un gratta e vinci. Se lavori, guadagni. Se semini più semi, vorrà dire che alcuni di questi semi cresceranno. Se iscrivi 2 persone, non puoi aspettare di diventare un milionario. Ok? È impossibile. La cosa bella è che però, usando secondo me il sistema che appunto noi utilizziamo, che è quello dei passi di Eric Worre, è un business abbastanza semplice. Ci vuole del tempo, ma una volta che tu continui a fare l'attività per 7 volte, ok? Cioè fai questi 7 passi in continuazione, tu poi arrivi ad avere dei risultati. Quindi dici il gioco vale la candela, e come? Come? Ma poi non ci sono rischi, non è che devi fare degli investimenti che poi non sai dove vanno a finire, non hai impiegati, non devi preoccuparti tu di spedire il prodotto o di pagare le commissioni. Insomma, è un business così favoloso che a volte mi chiedo come non lo fanno tutti. Meno male, da un lato, perché abbiamo bisogno lo stesso del tassista, del cameriere, del dottore, del medico, dell'avvocato, ci mancherebbe, del commerciale, abbiamo bisogno di tutti. Però è un business così bello che secondo me dovrebbero farlo il mondo intero. È chiaro, chiaro. Tu lavori in molti paesi, tra l'altro, e qui ti vorrei Sì. chiedere una cosa, no? Quali differenze trovi tra il mercato, quello, diciamo, internazionale e il mercato italiano? Ma guarda, nel caso della mia azienda, l'Italia è il paese numero uno in assoluto in Europa, ok? Quindi anche questa cosa che ci dicevano, ma no, queste cose in Italia abbiamo avuto tante sole, in Italia non prenderà mai, dipende chi te lo dice, dipende chi te lo spiega, e se fosse una sola, sicuramente prima o poi crolla tutto, però se c'è comunque un prodotto che la gente continua a utilizzare, lo continua a ordinare e finisce, le persone poi sono contente e continuano comunque ad andare avanti. E in più, quando c'è un piano di compensi che ti
paga bene se la gente guadagna, perché cavolo dovrebbe smettere? E quindi poi i risultati portano altri risultati. Sicuramente in Italia siamo un po' indietro, nel senso che, come ho detto prima, è solo insegnato adesso in bocconi da un paio d'anni il network marketing, quando invece a Boston University c'è già 15 anni. In America, non so, Bill Clinton aveva già fatto un video, se tu scrivi network marketing Bill Clinton, dove lui proprio diceva agli americani: grazie per fare network, grazie per quello che state facendo, aiutate l'economia. In Italia non c'è ancora questo tipo di discorso, ma sempre di più arriverà, sempre di più le persone lo capiranno, e sta a noi, sta alla leadership dell'azienda poi a far capire queste cose alle persone. Io vivo a Dubai, quindi a Dubai c'è un mercato invece completamente diverso, dove invece le persone sono solo interessate al consumo, ma perché c'è comunque soprattutto al consumo, c'è anche lì chi vuole guadagnare, ma sappiamo benissimo che dove c'è anche tanta ricchezza, il network funziona meglio in crisi che con ricchezza, Sì, perché non sì. avendo capi, non avendo comunque da timbrare i cartellini, se tu sei ricco non lo fai, e quindi se non lavori non guadagni. Se c'è crisi, come il mio caso, dove io comunque avevo veramente bisogno di guadagnare per sfamare i miei figli, a quel punto ho tirato fuori le unghie e i denti e mi sono data da fare. E i risultati non ti vengono per caso, vengono per il duro lavoro, chiaro? Quindi su Dubai ho dei leaders, ma molto meno lavoratori che il team che ho in Italia, dove invece oggi c'è crisi. Ho proprio un caso di una signora che ha chiuso il suo negozio dopo 32 anni, un gran negozio di moda, l'ha chiuso perché guadagna di più in quello che guadagna facendo network che neanche col negozio, perché il negozio incassa, ma va tutto poi in merce che rimane, in pagamenti di affitto, tasse, tutto via. Quindi anni fa non sarebbe stato così, è la crisi che poi l'ha portata adesso a fare network full time. Certo. Tu, Stefania, di recente sei stato ad un evento con le donne più potenti del mondo, o sbaglio? Sì, a Las Vegas. E torno, oh, vado adesso ancora? Faccio parte di una degli speakers. Sì, sono Cosa hai stata. imparato in quegli eventi? Allora, intanto che l'unione fa la forza, perché anche se sono state chiamate le 20 donne più potenti al mondo nel network marketing, per me è stato un sogno, perché io faccio da così poco tempo e lì ci sono leggende che lo fanno da 20 anni. Ma Eric Worre ha voluto vedere i miei guadagni, ha voluto vedere i miei risultati, dice: Stefania, va benissimo, sei invitata. Anzi, ho fatto parte prima delle Rising Star l'anno prima, l'anno dopo invece ho fatto parte delle donne più potenti al mondo. E adesso vado a Las Vegas con Richard Branson, proprio, che è il fondatore della Virgin, e Tony Robbins, che è uno dei coach Però più importanti al mondo, e condividere il palco con loro. Cioè, non parleremo allo stesso tempo sul palco, ma allo stesso evento dove parlano loro, parlare anch'io, per me è veramente un grande onore. E io cos'è che ho imparato e sto imparando a questi eventi? Intanto che, anche se appunto siamo di aziende diverse, tutte crediamo in una stessa cosa, che è il network marketing, che è questo business ancora capito poco da tanti, ma che dobbiamo aiutare a innalzare la sua reputazione e il suo nome, perché purtroppo, essendo un business che possono fare in tanti, ci sono state persone che l'hanno abusato e hanno esatto. fatto degli errori. Quindi il nostro goal, che poi è il goal anche di Eric Worre, è quello di innalzare il nome del network marketing. Nel caso delle donne poi è stato bello, perché ci siamo comunque aiutate una con l'altra a darci consigli, perché comunque non dimentichiamo che noi donne, prima di tutto, siamo a molto spesso mamme. E abbiamo poi anche il marito, che è un altro figlio, perché voi volete dirmi quello che volete, ma almeno la maggior parte di tutti loro, dov'è questo, dov'è quell'altro, cosa devo fare, cosa no. Quindi io vi dico, veramente, è stato bello, perché ci siamo dati dei consigli uno con l'altra, e abbiamo imparato una dall'altra. È una cosa che veramente ho imparato, che noi donne siamo in grado di fare più di una cosa allo stesso tempo. Quindi una che stira, una che si mette a posto i vestiti, una che trucca, intanto ha le cuffie e lavora. E mette in silenzio mentre parla al distributore, va e dice ai figli cosa devono fare. Cioè, noi donne siamo comunque brave a fare tante cose allo stesso tempo e ad organizzarci, organizzare il nostro tempo e la nostra giornata. Poi siamo delle grandissime chiacchierone, perché comunque ci piace parlare, ci piace condividere, ci piace consigliare già anche quel rossetto, quello smalto. Cioè, noi facciamo sempre network e quindi siamo portate per questo. E poi è un business che si può fare anche da casa, quindi puoi tranquillamente tenere i bambini, lavorare quando vuoi, dove vuoi, con chi vuoi, e allo stesso tempo fare anche una grossa rete. Certo, no, sono completamente d'accordo, infatti. E anche tuo marito fa network marketing, giusto?
Sì, mio marito fa network marketing e fino a poco tempo fa ero io più forte di lui, adesso invece è diventato il numero uno in Europa. Mi ha battuta. Ah, però io sono il numero uno donna, però lui mi ha battuto perché comunque lui è il mio sponsor. Quindi sì, Ah, c'è una ok. bella, sana competizione tra di noi, però ci chiamano power couple Ed per quello, aiutate perché molto. se ci divertiamo anche, perché comunque mentre lavoriamo stiamo anche insieme, non è, io vedo che ci sono delle persone che quando hanno comunque il partner che gli rema contro è più dura per loro Esatto, andare avanti. infatti questo ti volevo chiedere, quanto impatta avere un partner che ti aiuta? Perché io ho notato che molte coppie, cioè molti leader lavorano in coppia, no? Sì. Tantissimo, secondo me, non voglio stare a raccontarla perché purtroppo è così. Questo è un lavoro che non ha veramente degli orari, nel senso che tu puoi decidere di staccare il cellulare alle 8, ma se tanti lavorano dopo cena, magari non tutte le sere potrai vedere un film con tua moglie o con tuo marito. E se c'è un partner a casa che è o geloso o possessivo o non vuole che tu viaggi, che fai? Un po' ti blocca, un po' ti mette comunque i bastoni tra le ruote. Io sicuramente, avendo un marito che fa lo stesso lavoro, cerchiamo di darci degli orari, cerchiamo di darci degli obiettivi insieme per la giornata, ma non vogliamo assolutamente andare a bloccare la crescita del nostro business. In più viaggiamo insieme, come adesso sono a Berlino, domani andiamo in un'altra città tedesca, credo Monaco, poi andremo insieme a Las Vegas, cioè cresciamo Sì, perfetto, insieme. perfetto. E puoi raccontarci, Stefania, di un periodo in cui ti sei trovata in serie difficoltà durante il tuo cammino da networker e quali lezioni hai imparato se c'è stata una tale situazione? Sì, sicuramente ci sono state 2 o 3 volte che volevo mollare perché appunto facevo tanti errori, perché mi ero bruciata i contatti, perché non avevo capito che dovevo diventare una professionista. C'è stata anche una situazione dove io avevo iniziato con un'amica e quando abbiamo incominciato, però il codice era a nome di lei. E quando abbiamo incominciato poi a guadagnare, il marito si è messo di mezzo e lei praticamente mi ha chiesto di andarmene a lavorare da sola, quindi io tutte le persone che avevo iscritto le ho dovute lasciare a lei, ricominciare Mamma da mia. Molti capo. Sì, è stata veramente dura, veramente, veramente dura. avrebbero mollato a quel punto, Sì, ma infatti io dico la verità, io ho mollato per 6 mesi e mi sono riscritta dopo. E di tutte le persone che avevo iscritto, che erano 57, solo 6 mi hanno seguita perché erano gli unici italiani della rete, e io gli altri portoghesi li ho lasciati tutti da lei, ma gli italiani lei me li ha dati perché non poteva neanche comunicare con loro. E comunque è stato molto molto duro, io volevo mollare, mi sono sentita comunque anche usata, insomma è stato veramente difficile. Però questo, io sono anche la prova che invece quando si dice never quit, no? Non mollare mai, è proprio la pura verità. Ultimamente dei grossissimi miei leaders che hanno avuto dei grossissimi risultati, tutti loro hanno ammesso, alcuni di loro lo sapevo, di altri no, che c'è stato un momento che volevano chiamarmi e dirmi Stefi mollo. E alcuni di loro mi hanno detto Stefi mollo, io no, non mollare, guarda che adesso arriverà il tuo momento. E questo è un messaggio che voglio dire a tutti quelli che stanno ascoltando, non dovete mollare perché tutto quello che non succede anche in 4-5 anni vi può succedere in un giorno, perché potete trovare 2 o 3 persone giuste, che chiamiamoli, che possono comunque collaborare, lavorare con voi e andrete avanti. Io non credo in trovare il cavallo vincente che vi trasformerà la vita, io però ho trovato tanti pony, tanti cavallini che crescono insieme a me e diventeremo degli stalloni. Sì, hai fatto un ottimo esempio, sì. E Capisci? chi Quindi è la persona o comunque le persone che ti hanno, diciamo, ispirato di più a crescere? allora, sicuramente mio marito, che è 16 anni che comunque faceva network e quindi mi ha ispirato sempre la sua storia, lui non mollare mai, lui addirittura ha dovuto cambiare varie aziende perché alcune di loro erano scappate, sono quelle aziende che poi rovinano il nome del network, no? Che non pagavano le commissioni, che chiudevano, quindi mi ha sempre ispirato, mi ha sempre consigliato bene. Poi sicuramente il suo sponsor Calvin Bessera, che per me è il mio upline americano, che è un ragazzo milionario, milionario, ma super umile, sempre disponibile, sempre carino e che mette sempre il suo team davanti a tutti. E poi Eric Worre, che è stato il mio mentore, poi di come imparare a fare network professionalmente, che è lo scrittore di GoPro. Ho capito, ho capito. E invece quali libri consiglieresti di leggere ai nostri ascoltatori networker? Io dico sempre questa cosa, sono i 2 libri, uno è GoPro e l'altro io però dico la Bibbia perché per me
essendo cristiana, per me comunque nella Bibbia io ho sempre trovato tantissimi, soprattutto nei proverbi e nei salmi, tantissimi consigli di come poi mi aiutano a gestire la mia rete e essere etici, essere umili, essere aiutare il prossimo. E poi ho scoperto che il 70% del coaching mondiale, quindi tutto quello che ho usato Tony Robbins, Roberto Re, tutti questi coach, vengono comunque dalla Bibbia. Quindi fate prima, andate a leggere lì che trovate tutto lì. Poi ci sono altri libri, perché anche il business del XXI secolo, The King of Babylon, com'è che è quel libro? L'ho letto, adesso non mi ricordo, qualcosa Sì. con. Hai capito L'uomo più qual è? ricco Ma di Babilonia. ecco, L'uomo più ricco di Babilonia è un ottimo libro, però per me i due libri che veramente mi aiutano sono questi, GoPro e la Bibbia. E c'è qualche film che invece ti ha particolarmente motivata? Diciamo che ultimamente devo dire c'è stato un film che si chiama Joy, dove è la storia vera di questa signora che è povera, con problemi, con famiglia, figli, si divorzia, quindi mi sono ritrovata anche lei, crea veramente un impero e una volta che l'ha creato l'impero, nella vendita televisiva, quindi non nel network marketing, però nella vendita in televisione, è andata poi proprio ad aiutare persone nel mondo a fare la stessa cosa. E quando ho visto questo film che si chiama Joy, che è il nome del carattere, Sì. io mi sono un attimino, e non mi voglio comparare a una persona del genere, perché lei poi ha inventato tantissime cose, è una donna che, mamma mia, è stata invitata da Oprah Winfrey, poi dopo tutto quanto, però a me io spesso mi sento anch'io di aiutare mamme single, di Sei aiutare identificata. famiglie, mi sono identificata, bravo. E perché il bello del network è che solo benedicendo la vita degli altri benedici la tua. È Questo è l'unica vero. maniera. Non c'è altra maniera. E in questo film mi sono molto, molto, molto ritrovata. È un film che è uscito l'anno scorso, quindi nuovo. Poi è logico che ci sono le musiche che uno ascolta, che sono quelle di Rocky che ti gasano, e ci sono quei video che trovi anche su YouTube, no? YouTube che ti danno la forza, forza, forza. Però se tu hai già un perché grande, io non avevo bisogno di motivazione, perché la Esatto. motivazione erano i miei figli. E tu puoi pensare anche a cosa succede quando c'è un terremoto, che ascolti queste storie di una mamma che alza magari una colonna che pesa 10 quintali, ma in quel momento a questa forza divina per salvare la vita dei suoi figli. Quindi un po' anch'io avevo già questa forza che mi veniva da dentro di dire no, lo faccio per i miei figli, non avevo bisogno di essere motivata. Però adesso, quando ormai guadagno molto di più di quello che potessi mai sperare e immaginare, e ho già avuto successo, non è più il mio bisogno, non è più avere il successo, ma è solo aiutare gli altri, perché poi nella vita quello che dà veramente gioia è dare più che ricevere. Però come fai a dare se non hai? Come Esatto. facevo? Adesso abbiamo avuto una grande convention qui a Berlino, non abbiamo potuto fare beneficenza a questo ospedale. Sono stata proprio ieri mattina, dove abbiamo dato quasi 40.000 euro di beneficenza, a un ospedale di bambini, dove verrà tutto rifatto, l'arredamento per i bambini, dove ci sarà intrattenimento per i bambini, perché sennò vengono trattati come adulti. E diciamo che questi bimbi, almeno mentre guariscono, e purtroppo alcuni mentre stanno morendo, hanno dei giorni più felici. Ed è stata una gioia così grande poter partecipare io con il team della nostra azienda, ed è stato veramente, veramente bello poter dare questo aiuto a questo ospedale. E quindi noi possiamo aiutare sia in questa maniera, con beneficenza, ma aiutare anche invece persone a entrare a fare network marketing e aiutare loro ad avere successo nel business. Assolutamente, la penso esattamente come te. E Stefania, invece ci sono dei software o comunque degli strumenti che tu, diciamo, non puoi fare a meno per svolgere il tuo lavoro? Allora, io non uso funnels o non uso molto, molte cose online, come uso i social media, e soprattutto Facebook e Instagram, anzi solo Facebook e Instagram, ma non li uso per continuamente postare foto dei prodotti, foto dell'azienda, ma li uso per postare la mia vita. E logicamente io facendo network, la mia vita è network. Allora cosa succede? Che le persone che ti dicono di no, per me vuol dire non ora, rimangono ad osservarti e ti osservano e guardano quello che fai, vedono le tue sale piene di riunioni, vedono le tue grandi convention, vedono che viaggi, magari quest'anno pensa vado alle Hawaii, vado a Bora Bora, vado a Cancun.
tutto pagato dall'azienda. E tu basta che fai vedere la tua vita, e vedono magari poi le persone scrivono, e quelli che hanno detto di no rimangono incuriositi e poi vengono attratti a iscriversi. Quindi io Facebook lo uso abbastanza per dare la testimonianza di quello che fa il network nella tua vita. Trasmetti anche una costanza, no? Esatto, e soprattutto anche trasmetti che sto lavorando, perché vuoi dimostrare anche al team, non puoi aspettarti che gli altri facciano quello che tu non fai. Quindi se il team ti osserva, vedi che anche lavori e che sei anche allo stesso tempo però una mamma, che sei anche però allo stesso tempo una moglie e che viaggi il mondo, che vedi il mondo, che vai in ben posti, no? Quindi è importante. Uso anche Zoom, che è un'app. Che mi aiuta per fare conference calls, quindi chiamate a conferenza dove ci possiamo vedere. E quindi uso la Zoom app, uso YouTube per fare dei video. Adesso però c'è anche Facebook Live, recentemente sto usando anche Facebook Live. Instagram funziona di più nei paesi arabi, ogni tanto posto qualche foto carina per avere un po' più di followers, ma non sono la persona giusta per fare queste domande perché io non sono molto brava con la tecnologia. E Adesso immagino stiamo. sempre lo smartphone con te, col cellulare. Esatto, io quasi non uso nemmeno il computer, io uso lo smartphone, io uso l'iPhone 6, manco il 7 perché mi trovo bene con questo bello grosso che scrivo, faccio e lo uso come se fosse anche un laptop, diciamo. Quindi sì, uso poco le email, uso soprattutto WhatsApp. Ecco, uso tantissimo WhatsApp e i messaggi vocali di WhatsApp e i gruppi di WhatsApp. Questa è la pura verità. Come cerchi di organizzare la tua settimana? Bella domanda. Diciamo che ai nostri livelli, quando hai così tanta gente, io non ho ancora trovato un equilibrio Perfetto, diciamo. perfetto. Spero quest'anno, nel 2017, di avere un equilibrio migliore, perché in realtà chiami quando ti dicono di chiamare, rispondi quando ti fanno le domande e cerco sì di fare un webinar a settimana, di fare delle Zoom call organizzate, ci sono gli eventi organizzati, i tour magari nelle varie città, però non posso dirti esattamente come metto giù la mia agenda, il mio piano, perché io stessa devo ancora trovare. Del resto sono solo 3 anni e mezzo che faccio questa attività. No, infatti, complimenti, davvero. No, grazie, nel senso che sto ancora anch'io imparando, anzi, se mai farai altre interviste vorrei ascoltare cosa dicono i miei partners, i miei non soci, come si dice, i miei Collaboratori. collaboratori, insomma, le persone che lavorano, fanno network anche loro, come fanno? Perché io per ora non sono ancora riuscita a trovare l'equilibrio ideale. Però i risultati parlano da soli. Sì, quello è bello. Io Stefania ti ringrazio, adesso ti vorrei chiedere se le persone vogliono rimanere in contatto con te, come possono farlo? Io ho un sito che è www.stefanialogatto.com, tutto attaccato e mi possono scrivere lì o anche su Facebook mi trovano Stefania Logatto e mi Perfetto. possono scrivere un messaggio. Io poi anche se non posso più dare l'amicizia, ma se loro mi seguono o mi scrivono un messaggio, io posso sempre contattare e rispondere. Datemi un po' di tempo perché ricevo Perfetto, centinaia di messaggi al giorno, però sicuramente posso sempre rispondere. io alle note relative a questa intervista metterò i tuoi dati di contatto così riceverai centinaia di richieste. Grazie mille, Peter. Hai fatto delle domande bellissime. So che me le avevi mandate, ma io non ho avuto un secondo per leggerle da tutto il lavoro, però è meglio così, così sono stata spontanea, non preparata. È Certo, vero o no? assolutamente, assolutamente. Io ti ringrazio davvero tanto, spero di poterci risentire presto e ti auguro di continuare come stai andando. Grazie, un piacere, è stato veramente un piacere. Ciao Ciao. Stefania, ciao. Ciao, ciao. Prima di salutarci, ti ricordo di venire a trovarmi sul blog networkmarketingmanager.it, dove puoi trovare le note relative a questa intervista e porre delle eventuali domande. Ti consiglio inoltre di lasciare la tua email nel format che trovi sotto l'articolo. Così verrai subito avvertito appena esce la prossima intervista. Ciao e buon lavoro!